tutta la vittoria, diciamo così, tre premi italiani, se non ho capito. Tre award. Sì. Beh, è un progetto che è stato premiato da Europa Nostra e dalla Commissione Europea, un prestigiosissimo premio dato, assegnato nel settore della cultura. Un punto importante nel Veneto, cioè il tesoro di San Marco, per tutti i tre premiati. Allora, il progetto si chiama Meraviglia di Venezia, il sito è meravigliadivenezia.it e si tratta di un'attività di uso delle nuove tecnologie applicate ai beni del tesoro e santuario di San Marco e alla collezione Grimani, ospitata oggi nel Museo Archeologico Nazionale di Venezia. E abbiamo anche, attraverso questo progetto, ricostruito due musei. Straordinaria questa, che poter stare seduti a casa propria, osservate, pensate agli studenti, il tesoro di San Marco, la tribuna del Palazzo Grimani ricostruita virtualmente, lo statuario pubblico lo stesso ricostruito virtualmente, andranno, possono andare nella casa anche dell'ultimo dei cinesi. Bravo. Nuova idea, dei posti che dove noi non finalmente siamo... abbiamo rotto il monopolio dell'immagine che veniva tenuto, custodito e nascosto. E questa sarà una grande pubblicità per Venezia, una pubblicità di cultura, di storia, non fatta di maschere o di cose orrende come tutto. I premi mi sembra venga data dalle mani di un grande cantante, mi sembra. Sì, la premiazione è prevista per l'11 giugno a Oslo, fra l'altro nella sala dove vengono premiati i premi Nobel per la pace, e quindi è il presidente che consegnerà il premio al Placido Domingo.